Dal prossimo anno il circolo didattico Giuseppe Fava diventerà istituto comprensivo. L'istituto comprensivo è un complesso scolastico all'interno del quale coesistono più gradi di istruzione, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Noi quindi dal prossimo anno avremo anche la scuola secondaria di primo grado. Non cambia niente dal punto di vista gestionale organizzativo perché resterà un'unica presidenza e ci sarà un consiglio d'istituto e un collegio dei docenti unitario. Le norme per il dimensionamento scolastico delle istituzioni scolastiche risalgono al DPR 233 del 98, laddove si indicava l'istituto comprensivo come il modello di punta del dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Lo scopo didattico di un istituto comprensivo è quello di offrire una continuità didattica di tipo verticale agli alunni di un'età compresa tra i 3 e i 14 anni. Questo approccio, che garantisce una solida continuità educativa negli allievi, viene definito come curriculum verticale e viene disciplinato in base a una maggiore autonomia amministrativa e a una più flessibile gestione dell'organizzazione interna, consentendo una maggiore condivisione delle attrezzature scolastiche e una più facile suddivisione del tempo da destinare alle attività didattiche. Sul piano strettamente metodologico, un'importante innovazione è la costituzione di laboratori integrati con allievi di età diverse, realizzando quindi quel processo di educazione alla cooperazione interpersonale fondamentale per l'educazione civica di un allievo. Diventare istituto comprensivo è un importante traguardo perché in questo modo avremo la possibilità di offrire ai nostri bambini un ciclo unico di studi all'insegna di una continuità educativa e didattica. Non solo, è anche uno stimolo a moltiplicare i nostri sforzi, a mettere maggiormente in luce le competenze dei nostri docenti. In questi anni la nostra scuola ha colto le sfide della modernità didattica con una molteplicità di aspetti che tengono conto dei bisogni educativi espressi dai bambini, dalle famiglie, dal territorio. E consapevoli dell'impegno che il nuovo assetto imporrà, continueremo a scommettere sul successo scolastico di tutti i nostri studenti, orgogliosi di contribuire insieme agli altri istituti comprensivi del territorio alla formazione dei futuri cittadini del domani.